Dopo aver dovuto annullare l'edizione 2020 a causa delle restrizioni sanitarie dovute al Covid-19, torna il 7 e il 14 novembre 2021 la kermesse dedicata all'oro verde delle Marche. Quest'anno siamo ripartiti con il solito format festivaliero, perché se è vero che si tratta di una storica manifestazione che quest'anno compie 44 anni, ma è pur vero che dal 2014 abbiamo voluto rieditare sulla base di questa nuova formula festivaliera, per l'appunto, la storica mostra mercato, arricchendola con tante attività di carattere artistico e musicale, e che ci hanno dato ragione in questi anni, perché hanno fatto sì che potessimo intercettare davvero tanti target di visitatori che magari mai sarebbero venuti a Cartoceto. È chiaro che il cuore pulsante resta sempre la nostra eccellenza agroalimentare, negli stand dei produttori che sono qua alle nostre spalle. Ricordiamo essere tra l'altro l'unica DOP olearia di tutta la regione Marche, la DOP Cartoceto, e ricordiamo ancora, l'abbiamo già fatto prima durante il taglio inaugurale, che la DOP Cartoceto non collima soltanto con il nostro territorio, cioè con il territorio di Cartoceto, ma ricomprende all'interno anche parte del territorio fanese, il territorio del comune di Bombaroccio e il territorio del comune di Colli al Metauro. Quindi sicuramente insomma una DOP che può ancora esprimere tante potenzialità all'interno del territorio regionale e nazionale, e sono sicuro che lo farà assieme ai suoi produttori negli anni a venire. Finalmente c'è una ripresa di attività, non solo ovviamente qui a Cartoceto, ma in molti luoghi anche di questa provincia e della nostra regione. Si mettono in evidenza le bellezze e le specificità che ci sono sui territori. E dicevo prima col sindaco di Cartoceto, io sono assessore all'ambiente, mettendo in evidenza quanto di buono viene prodotto, coltivato nei nostri territori, nelle nostre campagne, nelle nostre colline, i prodotti tipici, la naturalità di questi prodotti, spesso biologici o comunque a bassissimo impatto. Ecco, sono un qualcosa che arricchiscono il territorio, arricchiscono la nostra regione, ma fanno cultura, fanno proprio, diciamo così, danno un senso anche a questa ripresa.